mm -hmm. su Facebook parliamo, torniamo a parlare di Magic the Gathering qui su Incaut Acquisti, Unboxing. È andato molto bene, sono andati molto bene gli altri video che abbiamo fatto. Per cui ho richiamato ancora il Mitico Giacomo qui insieme a me. Ciao a tutti. Eh, per Nerdplay o comunque insomma per i nostri format legati ai board games, però qui oggi si sbusta, facciamo dell'unboxing di, di buste di Magic. Sono piaciuti un sacco. A quanto pare ci sono molti eh, autistici là fuori che si <ride> divertono a guardare, noi che sbustiamo buste e esultiamo quando troviamo. Carterare, eh, però posso capirvi, ragazzi, quindi continuate a guardare. Noi che sbustiamo, eh, cosa sbustiamo oggi? Giacomo sbustiamo eh, Magic, Magic Commander, Commander, la nuova serie di quest'anno. E ne abbiamo già parlato, tra l'altro, su Lega Nerd in un articolo. Tra l'altro, che, che ho scritto proprio io, vi invito ad andarla a leggere se non sapete che cosa, di che cosa parla. Detto proprio in due parole per spiegarlo anche a te, Tommy, parliamo di una modalità particolare di Magic, mazzo da 100 carte, sì. di cui uno è il comandante. Andiamo a comandare, diceva qualcuno. <ride> E um, di fatto il comandante ci dice quali saranno i colori del nostro mazzo. E quindi è tutto qui dentro: cioè, uno compra questo. Questo prodotto è il cosiddetto pronto per giocare: cioè compri spacchetti, okay. trovi un avversario che ha fatto la stessa identica cosa, e si gioca. Ah, figata. La particolarità di quest'anno è che, come suggerisce il testo qua sotto. Ogni eh, comandante ha quattro colori diversi nel costo di mana, e quindi tutti i mazzi sono abbinati a quattro dei cinque colori di Magic. Okay. Quindi ci sarà, secondo me, molta varietà al loro interno e sarà divertente spacchettarli. Ok, ottimo. E costa, ho visto, tra i 25 e i 30 euro, sì. quindi neanche troppissimo. È un, è un modo per riavvicinarsi, a, oppure avvicinarsi per la prima volta a Magic. Facilmente, togliendo tutta quella, quella, quella parte di collezionismo un po' malato e super costoso, no? Che magari tiene, tiene lontani i giocatori sì, nuovi di Magic. Anche perché il formato commander è molto più... Questo cosiddetto casual, cioè difficilmente ci sono dei tornei di commander, è più una cosa tipo sì. gioco di società, cioè si gioca per divertirsi. È divertente e basta. E sì. in più le carte si usano in copia singola, quindi tutti i vecchi collezionisti come magari facevo io, che già dagli anni 90 o 2000 compravano carte ma... Non avevano tutte quelle potentissime, o magari ne avevano una sola. Posso andare a rispolverare vecchie collezioni perché le carte sono comunque giocabili e buttarle dentro al mazzo e vedere cosa succede. Figata. Allora andiamo subito a sbustare, via. Quindi ci abbiamo qui: non uno, non due, non tre. Non quattro, ma ben cinque E tra l'altro sono tutti diversi Pensavo eh, fossero sì. identici Eh no, perché essendo ogni mazzo Una combinazione di quattro colori Essendo i colori Magic 5. Per fare, 5 ah, per fare tutte le combinazioni diverse Sono cinque Che giustamente. figata Come li facciamo rosicare qua i <ride> ragazzi Guarda che roba Bam Basta. Tra l'altro, queste confezioni nuove che usano col cartone gigante, che anche lì è puramente paraculismo. Fighissima, però sta roba! Sì, sì. veramente sì. un bel po'. Super belle sono. E niente, cominciamo. Eh, non ho preso il coltello un, un, un momentino è importante fare uno sbustamento svizzero sì, e precisione allora, precisione prima di tutto esatto allora niente parto da questo è uguale immagino uguale. e come faccio ad aprirle senza spaccarle completamente direi o da sopra o da sotto da, migliore. da probabilmente da sotto visto che è la parte sotto è più direi. larga sì, esatto Tutto da, da sotto è il metodo migliore, allora, cioè questa prima carta qui, eh, che è, è che... appunto la versione giant del nostro comandante. Okay. Come dicevo di base, non, non serve a nulla se non che si sono inventati. Che essendo il commander un formato prevalentemente multiplayer, essendo gigante, anche chi ti sta dall'altra parte del tavolo, può facilmente vedere chi è il tuo comandante. Ok, però... semplicemente te lo tieni lì, lì di fianco. Questo è il comandante. Esatto, è un po' il tuo avatar, diciamo. Però è più che altro per bellezza. Perché... Ok, poi c'è questa scatolina che ti, che ti rimane. Che il resto lo puoi anche buttare, però, figata che ti rimane questa roba qua. Con, con appunto creazioni superiori, si apre molto comodo. Allora, tra l'altro, la combinazione di questo mazzo, vedo che. È bianco, blu, nero e rosso quindi fra i perché cinque colori questa volta. L'unica cosa che non ci sarà sarà il verde. Ok, e poi c'è eh, qui. Immagino siano le istruzioni. Semplicemente, comunque, uh, la presentazione di Commander. Ve la faccio vedere una volta, giovani, poi dopo non sto a tirarla fuori. Anche se sarà chiaro che tutti i mazzi, immagino sarà diverso. Ah, Qui troviamo lo stesso disegno. No, allora di disegno. ve le farò vedere anche per gli ah, altri. Infatti, c'è la deck list, cioè la lista, la lista di tutte le carte. Beh. Bello. 100 carte contenute. Esatto. Esatto, giocare il mazzo bla bla bla. Qualche bla. suggerimento e qualche immancabile pubblicità esatto. che sia. E poi dentro semplicemente oh, c'è un bel. tra l'altro le hanno cambiate rispetto agli anni scorsi. Hanno fatto una confezione ancora più figa. Che così ah, qui che è, rimane, che, sì. che, che, che è più piccolo invece ah, che. In e eh, poi c'è, vabbè, riferimento rapido saranno Con, uh, le regole rapide solite. Esatto. Quelle che non ti permettono mai di giocare perché non sono mai a sufficienza. Eh, esatto. Allora, metto via questo. Perché a me mi interessa in realtà solamente questo. È eh, un bel pacchettone, sto giro. In realtà, eh? non so perché pensavo, cioè, pensavo di sbustare Boost, <ride> ma in questo caso non, non sboosterò un bel nulla. No perché, appunto, come dicevo, essendo un prodotto di quelli compra e gioca. Eh, è tutto insieme. Si, parlerà, si parla di un prodotto a contenuto fisso, cioè non è che. Quello che troveremo noi oggi sarà diverso da quello che troverà, okay, eh, ah, troveranno quindi... i nostri amici a casa ah, Se giusto. comprano lo stesso prodotto Quindi se anche voi comprate creazioni superiori Vi beccate esattamente queste Quella carte qua una combinazione di carte È un, È un mega spoiler Esatto il <ride> <ride> Un turbo Poi spoiler Spoileriamo il finale <ride> È un turbo spoiler ne, 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 ne faccio un po' alla volta Non tutte quante assieme Altrimenti mi, mi si incancrenisce la mano Quelle che troverai foil Saranno appunto le carte Oltre ad essere esclusive Cioè le puoi trovare solo in queste confezioni perché mm -hmm. nelle altre, ovviamente ci saranno un purpurri di vecchie espansioni. Non saranno tutte inedite, anche perché sennò avrebbero dovuto fare 500 carte nuove. Sì, eh, sì. Ma quelle foil saranno appunto quelle inedite quelle che potrai utilizzare eh, come comandanti. Diciamo quella Ottimo. che ti mettono in cima, ovviamente, è il comandante consigliato. Ottimo. Allora, Breia, eh, che poi è proprio lei, no? È quella, sì, è quella che, che abbiamo visto prima gigante, nella, sì. nella, nella carta gigante, plasmatrice. Di Ethereum, uh, rame. Io guardo sempre un un unicamente la, 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 la rarità. Eh, poi c'è un Gold, creatura leggendaria, Kiri. La... Tu fermami se vedi qualcosa sì, di sì. interessante. R eh? come vedete, il commander è assolutamente basato sul discorso delle creature leggendarie, perché ricordo la scelta del comandante, che è la carta che è più importante all'interno delle 100 eh, è per forza fatta tra creature leggendarie. Quindi vi mettono tante creature leggendarie in modo che possiate avere tante creature da poter utilizzare a questo scopo. Un'altra creatura leggendaria, Bruse Mandriano Selvaggio. Non so se si vede, ma tutte queste carte sono cosiddette foil, cioè hanno sì. la, sono brillanti. Si, credo si intraveda. E sono, e sono appunto quelle Sono inedite. molto belle, sono molto belle. creature molto belli, sì. artefatto leggendario, umano, Silas Ren, esperto cercatore. Per Anche fortuna questo. sono un italiano, sì. altrimenti Dovevo sfoggiare. Per sì, l'altro è la una cosa pronuncia. non uh, del tutto scontata: nel senso che il questo dimostra quanto il formato Commander stia diventando popolare. Ah, perché sì, giusto, giusto. Molti prodotti di Elite Magic li fa solo in inglese. Eh sì. Eh, Tottero, Uccello. Quelle che abbiamo visto anche l'altra volta, cioè le creature rapidina, quelle che vengono messe in gioco cioè, solo attraverso alcuni effetti tre, tre uccelli abbiamo qui e questi piacciono, <ride> questi piacciono a Belen, <ride> ne, ne parlavamo prima di Call of Duty, Belen e tre uccelli per te e Tottero, 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 altri uccelli per Belen e poi eh, il mir da riportare Quindi le 99 carte che insieme al, al comandante formeranno il nostro mazzo Ah ok ok giusto, quindi creatura artefatto mir eh, argento. Gli artefatti nel Commander sono particolarmente comodi perché indipendentemente dal Comandante che avete scelto si possono sempre giocare perché spesso sono carte in colore. Quindi... Ok, Ingegnere Vedalken. Eh... Allora già da queste due carte intuiamo che il mazzo Creazioni Superiori sarà basato sugli artefatti perché la prima carta è un artefatto, seconda carta è una carta che... Da mana per giocare delle carte d'artefatto, quindi già dalle prime due abbiamo intuito qual è la logica del, del mazzo che stiamo andando. Altra esatto, creatura artefatto. L artefatto costano meno. Creatura artefatto. Quindi Un, un uccello artefatto per Belen, strige funesto, Mago dei gingilli. Anche questo, creatura di cercare artefatti nel mazzo. Oracolo inciso, creatura artefatto. Qui recuperiamo una vecchia abilità del ciclo di Mirro di quinta solarizzazione. Che dice che per quanti colori usiamo nel mazzo, e di conseguenza, per giocare questa carta, più la carta diventa forte quindi giustamente in un ciclo di mazzi a quattro colori hanno recuperato l'abilità che dice più colori giochi meglio è ok eh, gargoyle del santuario creatura, creatura artefatto. artefatto questa volta è un artefatto colorato nel senso che eh, viene considerata anche una carta bianca non in colore però sempre artefatto è Calice infinito, artefatto. artefatto. Direi che il, questo, questo starter <ride> viola è artefatto. Eh, eh. Morsi cerebrale, oh, artefatto. Tra l'altro, questa vecchia carta potentissima al punto di essere stata bannata dai tornei, eh, bandita. Chiedo scusa per lo slang, <ride> eh, cioè non si poteva giocare perché era troppo forte in un momento storico di Magic molto particolare questo l'hanno ristampato in questo mazzo tra l'altro con un disegno nuovo quindi eh. è una cosa molto particolare morsa cerebrale anello solare artefatto questi se li ricorderanno proprio i vecchi giocatori hardcore perché con anello solare torniamo ai tempi di alpha beta e revised quindi proprio le prime espansioni di magic uscite una ristampa. bella sta cosa che recuperano vecchissime sì. carte sì. mi piace molto eh, cap anche se non so minimamente di cosa stai parlando ma, 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 <ride> ma fingo fingiamo. di saperlo eh, capsula del dissipat. Artefatto, artefatto anche lui mi piace dire artefatto ogni volta ma <ride> continuerò a dirlo visto che è ancora capsula del carnefice artefatto eh, non sono particolarmente rare vedo queste carte qua no queste qua. siamo tra comuni e non comuni placca diciamo. cefalica artefatto pietra felwar artefatto vado avanti veloce un po' che eh, sorgente poi fermami tu se, sì, se, sì. se, se ha senso Dai, sorgente di d'icore sorgente di micosinti tutti artefatti stivali piedelesto artefatto equipaggiamento bello piedelesto eh, fonderia eh, di, di toteri artefatto anche questa ristampa importante perché era una carta anche qui stiamo Molto giocata proprio a livello da torneo in mm -hmm. passato. Quindi. Sfera del comandante, sempre un artefatto. Quindi, vediamo che la psicologia del mazzo è ovviamente artefatti, come abbiamo più o meno ripetuto 50 volte, ma anche e soprattutto legato al generare del gran mana per accelerare i nostri artefatti, poterli giocare prima del tempo, direi che questa più o meno è giocare tanti artefatti prima possibile diciamo scombare tra di loro ogni diciamo, starter di commander avrà una Ma sua strategia mi aspetto giustamente, mo eh? psicologie molto diverse tra i mazzi eh, assolutamente perché qui è evidente che abbiano voluto dare una forte personalità a questo mazzo, mi sembra che abbia più, più che senso abbia avessero messo 100 carte random sarebbe stato un disastro, è eh, molto, molto meno divertente eh, sì. sicuramente, eh, morsa della pirasi istantaneo eh... questo rub gli equipaggiamenti antico scavo istantaneo c'è una carta doppia invece. Eh sì, cos'è questa, questa? Anche qui è una, una particolarità ripresa dal passato. Sono le cosiddette dual cards: in pratica, quando tu hai in mano questa carta, puoi scegliere come giocarla, se okay. giocarla come prova o come riprova. Hanno diversi costi e, ovviamente, diversi effetti. Carino. E si erano inventati questa grafica, appunto, di avere due carte in una. bagliore sferzante Streconeria, qui partono qui, un po' tutti gli incantesimi. Esatto. Eh, pensieri di commiato. Effetti. <coughs> Veloci rotta migratoria. Tra l'altro, vedo che è la seconda carta che eh, presenta l'abilità cicloterra base che praticamente ti consente di scartare la carta dalla mano per andare a recuperare una terra. Quindi, comunque, effetti che in un mazzo da 100 carte aiutano nella casualità della pesca. Perché, ovviamente, se ogni tanto ci arrabbiamo, perché nel classico mazzo da 60 carte, magari non peschiamo le terre. E di conseguenza magari perdiamo la partita in un mazzo da 100 carte ci hanno pensato e hanno messo degli effetti che ci aiutino a superare questa difficoltà di pescare le terre nella casualità di un mazzo più grosso ok, automa dell'armeria questa dorata questa dorata, rara. non avevo notato, bravo Giacomo che l'hai fatto notare, questa mi piace molto, finirà su ebay ragazzi, <ride> scherzo eh, creatura artefatto costrutto tra l'altro è interessante anche a <coughs> livello di gioco perché in un Mazzo così pieno di eh, artefatti di cui molti sono equipaggiamenti. Questo quando entra in gioco, ma anche tutte le volte che attacca, si va automaticamente a equipaggiare tutti gli artefatti. l'equipaggiamento ah, okay. che abbiamo e Quindi in si gioco. sposa bene con, con il resto delle carte, giustamente, un'altra dorata, sì. Eh, Magus della volontà, un'altra dorata ancora. Tra l'altro, Spiritelli che sono stati <coughs> l'incubo di diversi giocatori di Magic eh, che giocano nel formato moderno. Ecco un'altra dorata. Direi che c'è l'ondata delle dorate: rara. Incantesimo, aura, anatema, maledizione della vendetta. Tra l'altro è interessante anche valutare, sia noi che ovviamente in, i nostri amici che ci stanno guardando, quante rare, quante rare mitiche ci sono, anche per fare un po' il rapporto ah sì, costo io, del mazzo e contenuto. Voglio, per ora mi sembra. Voglio sperare che il numero di rare favorevole. sia uguale per tutti quanti gli sì, starter Sì, immagino di sì, <coughs> immagino di sì, però. Ol Importante sapere quante ce ne sono. Perché più ce ne sono, più il mazzo sarà. Eh certo, certo. Sarà, value. Eh, abbiamo, siamo tornare esatto, esatto. una creatura mitica, creatura leggendaria, un'altra leggendaria, ancora. Anche questa mitica. Giudice eterico. Eh, ancora. ancora animali si, si chiamano mitiche o leggendarie? Si chiamano mitiche, mitiche, mitiche. leggendari è più un termine alla sì. Hearthstone eh Sì esatto, leggendari è un po' <ride> va bene, <ride> oh, eh, Nibio Inferno di Tiranno ancora un'altra mitica Ancora, La mitica Sharum leggemone. Bella anche questa. Molto bella come carta. Oh, <coughs> Questo è particolare, Walker, esatto. Tra l'altro, oh, fantastico. Ammetto che non avevo ancora guardato gli spoiler. Volevo essere assolutamente al tuo pari questa Bene. volta. E leggo questa abilità interessantissima. Per cui questo planeswalker, nonostante non sia una creatura leggendaria, dice può essere il tuo comandante. Ah, ok, quindi si può utilizzarla al posto di... al posto della creatura leggendaria come comandante, questo, tra l'altro, apre degli scenari interessantissimi perché avere un planeswalker come comandante apre una serie di strategie completamente differenti. Mm -hmm. Quindi 10 elode per l'idea, perché è una cosa che in tanti stavano pensando e finalmente hanno avuto il coraggio. Tra l'altro, vedo provare. che un'abilità è sacrifica un artefatto, se lo fai, rimetti sul campo di battaglia una. creatura carta artefatto bersaglio del tuo cimitero quindi eh, si sposa bene con tutti i milioni di artefatti che abbiamo visto Assolutamente. prima <coughs> poi un'altra eh, rara. Un rara ingegnere capo sempre sugli artefatti un'altra rara ancora. sempre sacrificare artefatti fai cose esatto riparatore goblin ancora un'altra rara mircea dell'arte artefatto hanno lampo cioè possono essere giocati anche nel turno degli avversari come istantanei Oh, il maestro di Ethereum, anche questa carta molto forte che è stata decisamente famosa in passato. Beh, comunque devo dire che per 25-30 euro eh, per cioè, ora è vedo... da prendere a prescindere sì. che tu giochi Commander o no. no eh, Sta roba sembra, sembra molto interessante. <coughs> è vero che molte carte sono di magari ristampe di vecchie espansioni. Abbiamo visto la okay. mossa Celebrale, cipersi, magari ce l'hanno già 10 per però cui, o magari ce l'hanno già, o magari per chi è esclusivamente un giocatore da torneo okay. e quindi sta attento ai formati a quale carta è uscita in quale espansione perché così in alcuni tornei si può usare in altri no eh, ovviamente quel tipo di giocatore può dire a me di avere uno per di una carta che è di un'espansione del 1994 può sì. non fregarmene niente però in realtà per chi gioca formati abbastanza ampi o chi semplicemente ha voglia di portarsi a casa una collezione di carte belle che hanno fatto la storia di Magic letteralmente come tra l'altro il simulacro solenne carta che è stata creata da uno dei campioni del mondo di Magic ecco. eh, è assolutamente value per chi gioca Commander poi fondamentale perché Beh, ci certo. sono un sacco di carte Utili specificatamente, poi in questo formato e andiamo avanti. Eh, Giorcadin il trionfatore, creatura leggendaria, guerriero umano, no, altra rara, ancora rara. Sono altra tutte spinge. rare. Adesso, eh, sfinge evocatrice. Godo, godo, anche <ride> questo è per Belen. <ride> condottiero bandito in cerca di donne. <coughs> Ancora rara, sono tutte rare la Battaglia Mira, anche questa vecchia ristampa Creatura artefatto tra l'altro Nibio infernale incendiario questa è un, una, Anche questa è una vecchia carta, un titolo quasi da Yu-Gi-Oh Il suo volo <ride> da fuoco al cielo stesso E poi ancora rare Angelo sì, de, della filigrana tra Equipaggiamenti Mucchio d'ossa, sempre raro Oh, anche questa ristampa dal, dagli anni 90, il disco di Nevira, il nuovo disegno molto figo. Mm -hmm. Sempre rara, tra l'altro. Stazione commerciale, artefatto. ricominciano gli artefatti, tutti rari, tra l'altro adesso. Sì. Ancora urna di lampidotteri, artefatto raro. Tra l'altro è interessante, faccio sì. giusto notare velocemente una cosa, anche questa è una ristampa di una vecchia carta, l'avevo già notato nell'anello solare ma adesso lo evidenzio, eh, che hanno queste carte nonostante siano ristampe il nuovo wording, cioè si sono, le hanno aggiornate alle ultime regole che hanno inserito. Quindi ad esempio ti ricorderai forse il pippone che avevo fatto in una delle scorse volte riguardante il simbolo del man in colore che è stato cambiato eh, recentemente, questa carta viene da... Prima che facessero questa modifica, ma ora ce l'abbiamo con il testo corretto. Perfetto, molto interessante questa operazione. E quindi compratevi i commander, così avete la carta corretta. Esatto. Leggere le rune istantaneo sempre raro. Sono tutte rare queste carte qua. Sono già almeno 20 o 30 rare. Che sì. facciamo vedere da rottami a tesoro e ancora rara. Faro dell'inquietudine ancora. Aprire le cripte. Rinascita di Firexia. Questa carta è molto utilizzata normalmente nei mazzi di controllo in Commander Quindi se non ce l'avete ne vale la pena Frutteto esotico Iniziamo con le terre e ovviamente sono, ah, non sono più rare però era rara anche questa era rara invece tetto, sì tetto e adesso rara. ricominciamo con le common sconvolgimento sepolcla, sepolcrale e adesso e... direi che iniziano forse le terre base esatto, pianura, pianure, pianura, pianura, pianura cambia solo il disegno vedo che pianura, comunque hanno tutti i disegni diversi tra di loro pianura, quindi probabilmente sì. hanno francamente la mia sono conoscenza non 4. è tale da giudicare se siano ah, sono tre, sono, sono tre, tre, tre diversi direi non è tale da riuscire a capire immediatamente se sono disegni originali o ristampe credo ristampe vedendole così però comunque anche perché è un collezionista di terre isola ne sono anche qui sono direi a occhio tre diverse 5 sì, in tutto e poi palude e anche qui mi sembra mi sembrano tre diverse 4 eh, in, in tutto, in tutto. Sì. E poi montagna, eh, idem, tre diverse, quattro in tutto. Ok. <coughs> poi Iniziamo con le terre speciali, esatto, ah, santuario arcano, piccola, piccola postilla. In sì. terre base ne abbiamo trovate più di una, nonostante avevo detto che i mazzi comandano in tutta coppia singola, perché ovviamente le terre base Servono. come fanno eccezione nel regolamento normale, fanno eccezione anche nel regolamento comando. ok, santuario arcano. Eh. Una, una delle cosiddette terre triple: cioè, possono dare una fra tre simboli di mana, tutte le volte che la utilizziamo, indispensabili, in un mazzo a quattro colori. Giusto, c'è tanta varietà di eh, colore, no? Pensiamo andare sulla terra base, ecco, non ci passerebbe. Comincio più. a capire: sentite, sentite ho, <ride> ho fatto un commento intelligente anche su Magic, eh? Sono forte, cioè, eh? Vabbè, arriviamo <ride> e distese di polvere. E poi sempre terre tutte quante Cancelleria Azorius eh, Presidio Boros eh, Non sono, comuni Sono tutte quante non common Rovine sepolte, poi delle common Questa è common ma fondamentale Per chi gioca commander L'unico modo, è una ristampa ma Se vi siete persi i mazzi commander Degli anni precedenti ma volete giocare Questo formato, questa carta Ragazzi è da avere, è la terra Fondamentale per ogni mazzo commander Perché di fatto ti da umana qualsiasi tra i colori dell'identità del tuo comandante quindi potendo giocare un mazzo che contiene soltanto colori del tuo comandante vuol dire che questa terra vi fa fare quel cavolo che vi pare Fortissimo. ottimo e necropoli in sfacelo sempre... anche questa è una delle cosiddette terre triple esatto Roccaforte di Dark Steel, sono tutte quante un uncommon Tra l'altro terra artefatto, quindi ci permette di fare tutte le combinazioni ah, giusto, di... giusto. legate agli artefatti A proposito di artefatti, che è una parola che abbiamo detto poco esatto. in questo video Acquedotto Dimir, sempre uncommon Poi un'altra common, terra selvaggio in evoluzione Ci permette di andare a prendere la terra che ci, base, che ci serve Monastero mistico tripla. Avamposto Altra Nomade, tripla. Direi che quindi più o meno abbiamo completato tutte le combinazioni di colori possibili e immaginabili. Anche sì. qui, Carnario Rakdos Cuspide Spaccata, anche questa da mana di qualsiasi colore, quindi ovviamente importante in un mazzo quattro colori. Sede del Sinodo, anche terra artefatto da Mirrodin. Distesa Terramorfica: sempre lo stesso concetto di andare a prendere terre base. Passeggiata Transgilda: anche questa è una ristampa particolare. L'ultima Tempio della Dea Fasulla questo era l'ultimissimo quindi queste sono le 100, sono 100 giusto? 100 sì. carte eh, incluse più le, più le pedine, sì incluse nello starter di commander che si chiama creazioni superiori, abbiamo detto di tutti i colori tranne il verde esatto. e direi assolutamente basato sugli artefatti è scritto qua praticamente, 4 foglie leggendarie più i colori inclusi quindi tutti qua, tutti, tutti tranne il verde esatto, come, come, come stavi eh, dicendo tu, allora ero stato Molto ottimista nella mia ingenuità pensavo di fare tutti e cinque in un unico video, ma vedo che sono passati 22 <ride> minuti. Quindi non, non volevo far addormentare tutti quanti. E direi che faremo un video per ogni espansione, sta, che, che, che mi sembra più che sensato, ragazzi. Penso che siate d'accordo anche voi, vi sarete un po' rotti le balle. O forse no, continuano a dirmi che questo, questo tipo di video in cui sbustiamo piace tantissimo. Per cui eh, mi, eh, ci fa piacere che vi piaccia sentire noi che diciamo, io sciocchezze, Giacomo invece cose interessanti. Ciocchezze più approfondite <ride> eh, Su Magic the Gathering A questo punto eh, ci vediamo Al prossimo video con Razza Letale Che è un altro starter Di nuovo appena aggiornato Sono usciti tutti questi starter la scorsa settimana Quindi sono veramente nuovissimi eh, Razza Letale dicevo che comprende tutti i colori Tranne il, il rosso, rosso eh, Massa 100 carte e 4 colori Progettato per partite multiplayer eh, Grazie ragazzi se vi piacciono I nostri piccoli unboxing o sbustamenti Come in questo caso Fate like, fate share, abbonatevi al nuovo canale che è nuovissimo, per cui siete già più di mille in due giorni. Mi raccomando, ragazzi, spargete la voce e abbonatevi al canale, parliamo veramente di tutto qui su Incauto Unboxing. E ciao, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao.